Ciao a tutti lettori di SpazioGames.it, siamo ancora una volta appena usciti qui dallo stand Ubisoft all'E3 2017 e abbiamo provato Far Cry 5, la nuovissima incarnazione del celebre brand Ubisoft, che ci porta questa volta nel Montana, in piena America, per combattere un culto di una setta religiosa davvero spietato che vuole prendere possesso di tutta quanta la contea all'interno del quale il gioco è ambientato. Abbiamo provato una sezione di gameplay di circa 15-20 minuti dove abbiamo semplicemente ripulito inizialmente la zona da tutti gli adepti del culto, quindi fucile d'assalto, magnum, uzi, insomma abbiamo sparato a più non posso, e questo dimostra una certa impronta action del titolo che forse non ci aspettavamo. Magari questo vuol dire che sacrificherà un pochettino la parte di esplorazione, che comunque ci è stato assicurato essere molto importante e molto solida all'interno della produzione, tant'è che all'interno di una parentesi di quattro chiacchiere con degli addetti allo sviluppo di questo Far Cry 5 ci hanno detto per esempio che le quest saranno ottenibili non semplicemente andando a recuperarle dagli NPC in giro per la mappa, ma anche leggendo dei documenti oppure semplicemente passeggiando e scoprendo degli avvenimenti che poi ci porteranno a delle nuove quest. L'ultima parte dell'attività da noi giocata prevedeva la guida di un aeroplano che, dobbiamo dire, in termini di sistema di controllo non ci è parsa molto intuitiva, anzi un pochettino difficile, perché il sistema di puntamento dell'aereo prevedeva che i colpi andassero solamente dritti, quindi ci è voluto un attimino per abituarci a questo sistema di controllo. Siamo morti, o meglio sono morto 4-5 volte prima di portare a termine la missione, ma tant'è, ce l'abbiamo fatta. E tutto sommato, in attesa di scoprire qualcosa di più su questo Far Cry 5, possiamo dirci quantomeno incuriositi e discretamente soddisfatti. Grazie ancora una volta, l'articolo completo sulle pagine di SpazioGames.it se volete scoprire qualche dettaglio in più, e noi ci vediamo alla prossima video anteprima. Ciao a tutti!